Zio, ma che mi combini? Sono caduto. Era piuttosto buio. Antonio, è davvero così o qualcuno l'ha ferita? Ma che vai a pensare, Sabrina? Amore, secondo me zio Antonio sa qualcosa del furto. Sì, anche secondo me nasconde qualcosa. Mattia, ho saputo di tuo zio. Che è successo? È tutto a posto. Grazie per essere venuta sin qui. Non dovevi. Oggi mando la parte di tesi al mio relatore. Speriamo bene. Sì, speriamo. Amore, io vado al catering per la serata di inaugurazione. Sì. Anzi, Mandina, in tale occasione il presidente del Consiglio Regolatore Terre di Villalba farà un discorso, potrebbe esserti utile. Sei gentilissimo. Ci sarò, grazie. Mattia, Mattia, questa terra è pericolosa. Ti prego, l'unica soluzione è lasciarla in gestione. Zio, tu mi sorprendi. Non ti capisco. Hai per caso ricevuto pressioni da qualcuno? Ma no. Voglio sapere tutto. Nessuna pressione, ma il gioco è arduo. Io vorrei capire questa tua immensa gentilezza con quella manila. Tesoro, ti ripeto, per noi è tutta una grande promozione. Scusa, hai ragione. Mi sono comportata come una stupida. Lo so che è mia, che ami solo I due teneramente si abbracciano. Antonio! Cosa vuoi ancora? Vedi di fare in fretta. Sto convincendo mio nipote. Dimmi una cosa. Ma quella manila è tua figlia, vero? Cosa vorresti dire? Salvo, io ti conosco da anni. Sei stato in carcere per aver ucciso una persona. Dire che non potrei rifarlo. Stavolta ti è andata bene. La ferita è stata lieve. Manila è figlia mia e di quella donna che non voglio nominare. Una sola parola e la vigna Cormani salta in aria. Pronto? Signora Story, posso parlare con Carlo? Grazie. Carlo, sono io. Ho qui alcuni prototipi interessanti che alle vigne Cormani stanno sperimentando. Mattia, posso? Sì, sto definendo alcune cose perché domani c'è la serata di inaugurazione. Ho mandato tutto al relatore. Ti ringrazio per tutto. Ecco. Manina si avvicina, ma Sabrina entra. Amore, è tutto pronto di là? Ah, Arrivo, tesoro. Manina ci sta salutando. te ne vai? Sì, mi sarebbe piaciuto rimanere, ma non riesco. Brava, hai messo la cimice sotto la sua scrivania?
Perché mi fai fare questo? Perché? Io e te siamo una cosa sola. Dobbiamo riprovarci. Scordatelo. Odio mio padre, ma odio anche te. Perché siete fatti della stessa pasta. Mettiti in auto e torna a Residence. Io devo raggiungere Villa Story. Finalmente se n'è andata. Proprio non la leggevi, eh? No. Dai, chiudiamo e andiamo a casa. Sì, e passo da zio per un saluto. Ah, eccoti. C'è la finanza. Come sarebbe a dire? Sì. Hanno voluto controllare i documenti. Le vigne non sono in regola. Mattia, devi cedere la terra.